Привет! 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 Esiste una frase che mai e poi mai dovete dire a un russo. Ne va della vostra vita. Ed è... Как дела? Veramente, il bagno è di qua. Che determinano i valori di un bene c'è senz'altro la qualità e la reperibilità. Per questo, dato che non ne abbiamo mai sufficienza per noi e quando lo abbiamo non lo sfruttiamo al meglio, tra i beni più preziosi c'è sicuramente il tempo, perché è un pezzo della propria vita che non tornerà mai più indietro. Vabbè, questa è l'ultima frase, l'ha presa da Facebook, ma dato chi ce l'ha messa, l'avrà rubata da qualche altra parte, nella grande rota del copia copia sono in pari. Dunque, assunto che il tempo è imprescindibile per una vita a carasciò, e prima che l'omino delle cete mi interrompesse, stavo dicendo che «как дела» non è solamente una frase di cortesia, slash, convenzione sociale. In Russia, se due persone sono in confidenza, può scatenare un tsunami di informazioni inarrestabile su tutto lo scibile umano. Dalla salute personale a quella dei figli, amici, parentami vario, a per sconfinare al lavoro, tempo, politica, bosone di X. Ricordo le epiche attese aspettando l'autobus, ore e ore di conversazione sul nulla. Quindi, как дела? Как дела? Comunque, se vi fanno questa domanda, potete sempre rispondere con una breve frase facendo anche voi conversazione, ma in formato ridotto. Immaginiamo due dimensioni parallele dove esistono diverse Tanyushe, che le chiameremo con grande fantasia Tanyusha 1.0 e Tanyusha 2.0. Tanyusha 1.0 sta male, l'impatta di cozza del giorno prima si sta ripresentando sotto forma di nausea e brividi poco carasciò. Tanyusha 2.0 sta bene, ha ricevuto una lettera dal suo innamorato, Dmitry Kozlov, che attualmente lavora a Chelyabinsk come manutentore del passaggio a livello 432 della Transiberiana. Per la cronaca gli ha scritto: «Ho freddo, ti penso». Parole cariche di grande romanticismo nel mondo 2.0. Alla domanda «как дела?», Tanyusha 2.0 potrà rispondere: «Всё отлично!» «Tutto ottimo!» Все отлично. Все отлично. Все хорошо. Tutto bene. Все хорошо. Все хорошо. Не жалуюсь. Non mi lamento. Не жалуюсь. Не жалуюсь. Tanyusha 1.0 invece ti dirà: «Давай лучше не будем». Non ne parliamo. Давай лучше не будем. Давай лучше не будем. Так себе. Кузи-кузи. Так себе. Себе. Certo, è difficile che qualcuno ti esterni il suo malessere apertamente. È più facile che ti dica «неплохо», «non male», che comunque un'accezione negativa. «Неплохо», «неплохо», oppure «пойдет», «può andare». Пойдет. Пойдет. Ecco. Se invece vuoi davvero esternare il tuo malessere al mondo intero, potrai dire плохо. Male. Плохо. Плохо. Da qui, se non sei disumano, chiederai: что случилось? Cosa è successo? Что случилось? Что случилось?
Bravo! Preparati così ad ascoltare ore e ore di lamentele varie. Ah, Lishna, questa lezione è finita. Se ti è piaciuto il video, mi raccomando, metti un bel mi piace e non dimenticare di condividerlo su vari social network. Pacà! Alla prossima lezione! E ricorda, se vuoi imparare una nuova lingua, hai un solo modo per farlo. Buttati sci a bomba! Aio! Cavi di là, per il bagno di qua. Cavi di là, per il bagno di qua. L'ha capita! Che stronzo!